Buonasera, si fa per dire, visto che sono le 12 e un quarto più o meno. Grazie. Siamo qui al Dolespo, qui a Roma, in via Portuense, e stiamo parlando con la nostra prima autrice, dalle origini piuttosto, dal nome piuttosto particolare, appunto, di Andra, che ci parlerà Ciao. Di questo libro che è uscito ora. Bene, dici un po', va qual bene. È la genesi, le origini del libro, raccontaci un po'. Ok, allora, le origini del libro sono molto curiose, perché in realtà l'ho scritto quando ero ancora una studentessa del liceo. Era un periodo un po' particolare per me, perché ero un po' presa da dei sogni che facevo in quel periodo, dei sogni un po' particolari, che poi mi hanno portato a scrivere i racconti di questo libro. Perché questo libro, appunto, io l'ho scritto quando ero al liceo soprattutto, ma poi ho deciso di accantonarlo. Perché? Perché è composto da una serie di racconti che poi vanno a raggrupparsi in una storia unica. Dunque, i racconti li ho scritti appunto quando ero al liceo, ma poi ho deciso di accantonarlo perché ho deciso di pubblicare un altro libro, Tequila Suicide, che è uscito 5 anni fa. Dopodiché ho deciso di riprendere questa storia, rifletterci bene e cercare di capire come questi racconti, che hanno tutti un tema diverso, potessero essere raggruppati in un'unica storia. E finalmente, alla veneranda età di 27 anni, mi è venuto il lampo di genio e sono riuscita a costruire qualcosa di completo. Bene, mai dire alla giovane età, sei ancora giovanissima. Sì, dai, fine 30 si può ancora dire. Quindi un po', ma ora sono curioso, sì. Com'è che alla età che hai avuto quando eri al liceo, cioè com'è che ti è venuta voglia di scrivere e di fare questi racconti? Perché, insomma, è particolare, non accade certo a tutte le persone. Grazie. Allora, devo dire che nella scrittura ho sempre trovato un po' il mio rifugio, è sempre stato un modo per me di esprimermi, di raccontare, di lasciare un'impronta a qualcosa di mio. Poi quando ero piccola comunque amavo moltissimo il ballo, ma ho scoperto che mi piaceva della danza soprattutto il fatto di trasmettere qualcosa, delle emozioni. E quindi poi ho iniziato a scrivere, sperimentare, finché non ho pubblicato Tequila Suicide quando avevo 22 anni e Artemis Cabaret quest'anno. Ecco, ci vuoi parlare un po' di questi libri appunto? Sì. Di che cosa, insomma, questi racconti? Non è stato, vabbè, tanto scusami, sto anticipando un sacco di domande, ma tanto parlaci un po' della storia di questo libro, poi ti faccio le altre. Va bene. Allora, Marco è uno studente universitario molto timido e riservato che ha due obiettivi: farsi degli amici nuovi e diventare uno scrittore, che è il suo sogno. Il problema è come fa una persona molto timida a farsi degli amici attraverso internet. Quindi decide di prendere, diciamo, due piccioni con una fava. Si iscrive a un forum online di aspiranti scrittori, dove ci sono altre 4 persone che come lui vogliono sperimentare un po' la scrittura. In questo forum ognuno almeno una volta al mese deve pubblicare un racconto e questi racconti che lui legge, perché lui è un po', diciamo, come il blocco dello scrittore, non riesce a esprimersi, invece gli altri sono molto produttivi. Dai racconti che i ragazzi poi pubblicano, lui inizia a percepire qualcosa di strano. Sono tutti molto intensi, affrontano temi molto seri, tipo la malattia o la solitudine, l'anoressia, lo stalking. Sono tutti temi molto seri. E attuali. Sì. E lui inizia a percepire qualcosa, come se fossero non solo dei racconti fini a loro stessi. Poi alla fine si rende conto che tutto questo era collegabile a un evento del suo passato che lui aveva cercato di rimuovere. E quindi ci sarà un finale che raccoglie tutto quanto. Che non diciamo agli ascoltatori. Ecco. Quindi diciamolo, se vogliono comprare questo libro, se vogliono averlo, tanto la casa ti dice come fare per averlo, però magari è una cosa per chi naviga la rete banale e scontata, però diciamo tutti i dati per veneno, così almeno. Va bene, allora, Artemis Cabaret, edito da Senso Inverso Edizioni, è disponibile su Mondadori Store e su IBS, è ordinabile anche in libreria. Bello. Sì, tra l'altro io faccio anche una cosa molto carina con questo libro, lo sto distribuendo nelle Little Free Libraries, non so se le conosci. Sono quelle piccole cassettine dove puoi scambiare un libro con un altro. E quindi, che bello! Se ne avete uno nella vostra zona, magari ne trovate uno, chissà. Davanti alla Coppa Euroma 2, giù all'Euro, dove andavo sempre a fare la spesa, ce n'è uno e ci sono veramente tanti libri interessanti. Infatti la curiosità di andare lì
bello, perché poi è cultura, ragazzi. Eh sì, esatto. È cultura, e perché no? Perché sì. No? Io ci tengo davvero tanto a condividere tutto questo. Poi, a proposito di condividere, mi piacciono tantissimo i social, sono molto attiva su Facebook e Instagram. Diciamo la tua pagina Facebook, come trovare, così la gente ti va a dare il like. Oh, grazie, va bene. No, è doveroso. Ok, allora mi trovate sulla mia pagina Facebook Diandra Elettra Moscogiuri, Instagram Diandra _ Elettra, e poi c'è anche il mio canale YouTube dove avevo una serie di criminologia, se vi piace, che si chiama sempre Diandra Elettra Moscogiuri. Se vi va di scoprire un lato di me, sì, perché mi occupo anche di cinema, ho una produzione video, si chiama Demodami Studios. Ecco, molto carino. Allora, torno alla domanda che ti stavo accumulando. Allora, hai detto che sono racconti che in qualche modo poi tu hai sviluppato, hai messo tutti insieme, ci hai fatto un libro. Intanto è stato difficile questi racconti raccoglierli in un libro? Cioè, farci una storia unita per tutte queste cose che hai fatto in gioventù. Quanto è stato difficile per te? Allora, devo dire che è stato veramente difficile per me, perché questi racconti comunque avevano una loro coerenza, però continuavano a essere staccati. Per un attimo ho pensato, ma potrei scrivere tanti racconti e poi pubblicare una raccolta, ma non è tanto il mio stile. Allora ho deciso di accantonarli, di lasciare un po' che mi arrivassero in mente delle idee giuste. Io dico sempre che i libri, i film, tutte le cose che uno fa sono un po' come il pane, nel senso che tu le fai e poi le lasci lievitare, quando il momento giusto le riprendi. Infatti io che cosa ho fatto? Ho scritto i racconti, li ho lasciati nel cassetto e poi ho scritto Tequila Suicide, che è un romanzo di formazione tutto d'un fiato. Quello era molto molto più facile da gestire. Ah beh, certo, certo. Sì. Certo. Quindi però in qualche modo ti sei trovata questa unità di intenti e di azione nei tuoi romanzi, nei tuoi racconti di gioventù. Comunque sei riuscita a trovare un filo logico, ma dobbiamo farti complimenti per questo. Grazie. Per una cosa del genere, appunto, ci hai detto te, non è stata affatto facile. Però in qualche modo è come se tu inconsciamente puntassi a questo, no? Come se dire, non è che hai raccontato cose che poi alla fine non sei più riuscita a dire. Alla fine in qualche modo si è cominciato a fare su problemi che di un certo tipo, che potevano, problemi, poi insomma racconti, diciamole così. Che poi potevano andare tutti insieme, e comunque sei stata brava a raccontare tutto quanto. Sì, è vero, è stata una bella sfida. Posto che comunque magari questi racconti nel tempo ci hai messo comunque degli anni a farli, quando è che ti è venuta l'idea dal momento che ti è venuta l'idea, raccogliamoli tutti, a quando poi hai finito il libro e l'hai data alle stampe, quanto tempo ci hai messo a fare tutto quanto? Allora, quando dobbiamo parlare proprio dei sogni che facevo, che mi hanno fatto venire voglia di scrivere questi racconti, posso parlare come età tipo 18 anni. Poi sono stati proprio lasciati lì e li ho ripresi a gennaio, praticamente, a 26 poi li ho ripresi. Tra l'altro devo dire che questa pubblicazione è un po' anche frutto di una piccola promessa che ho fatto con me stessa. Quando è arrivato Capodanno mi sono detta, ok, quest'anno devo finire tre cose che non ho ancora concluso: pubblicare questo libro che è un po' accantonato, prendere la laurea specialistica che manca un mese, giornalismo. Bravo, sì. Ma c'è già il tesserino da pubblicista di No, no, perché la laurea triennale è in cinema, quindi poi ho un po' cambiato argomento. E soprattutto finire di montare il film che ho girato a dicembre. Dai, sei anche una regista? No, non sono una regista, il regista si chiama David Milesi, sono produttrice e scrivo insieme a lui. Recito. Accidenti. E quindi, vabbè, dici qualcosa su questo film. Va bene. Ma così perlomeno riusciamo anche a capire il mondo in cui ti muovi, questo Artemis Cabaret, insomma, ci aiuta ad apprezzare maggiormente questo libro che hai scritto. Va bene, dunque, è un film drammatico che abbiamo girato a dicembre, l'abbiamo girato interamente in Puglia, poi delle piccole scene anche a Bergamo, e adesso ci stiamo avviando al montaggio. Ci ispiriamo un po' al Woody Allen dei primi tempi. Davvero? Diciamo, è riuscita ad essere questa guizzo comico e cinico allo stesso tempo. Esatto, sì, il cinismo è una delle parti fondamentali del film. Ah, carino. Sì. Quindi, ragazzi, seguitela su Facebook, Diandra Diandra, sì. Diandra Elettra.
seguitela su Facebook, perché sicuramente scriverà lì quando questo film sarà disponibile, sì, e come fare per vederlo, chiaramente. Però la domanda che mi viene, curiosità, hai qualche altra cosa nel cassetto, qualche altro scritto? Stai lavorando a qualche altra cosa? Intanto so che voi giovani artisti che non vi fermate mai, quindi esce un libro, ci avete già l'idea sul successivo. No, è vero, non bisogna mai fermarsi, no. È questo proprio sì. Beh, diciamo che mi piacerebbe fare degli esperimenti di scrittura diversi. Già Tequila Suicide e Artemis Cabaret sono scritti in modo completamente diverso, ho avuto modo di maturare lo stile, nonostante i racconti siano belli datati. Poi ho scoperto la sceneggiatura, io sono una romanziera, no? Non ho competenze nella sceneggiatura, più come recitazione. Ho scoperto la scrittura in questo senso e ho scritto la sceneggiatura insieme al regista del film ed è stata veramente una bella esperienza. Continuerò sicuramente a scrivere, dobbiamo vedere cosa esce prima, se è un nuovo film o un nuovo libro. Davvero? Sì. E se tu scrivessi e tu facessi un romanzo con la sceneggiatura del film? Può essere, dai, sperimentiamo tutto. No, perlomeno hanno scritto che è lì, l'hai già scritto, e perché no? Accanto al libro qualcosa di meglio. Sì. Del resto è anche un'arte, no? Saper. Comunque ho fatto qualcosa, ci ho speso del tempo, perché no? Può essere sicuramente di interesse. Poi così ti toccherà fare la firma sia sul DVD che sul libro. Vabbè, mi verrà il crampo alla mano. Ecco. Va bene, allora, visto che appunto hai raccontato un po' di tutto, no? Parte la domandina scomoda, sì? No? Questi racconti di gioventù, è preso esattamente com'era o ci hai rimesso un pochino in mano e l'hai un pochino rivisti? Sì, li ho riscritti completamente perché comunque devo dire che quando ero ancora una ragazzina non sapevo bene che cosa volesse dire scrivere un romanzo. Devo dire che avevo uno stile un po' pesante. Infatti anche Tequila Suicide l'ho riscritto completamente prima di pubblicarlo. Sì, diciamo che crescendo ho imparato molto come si può creare un prodotto per il pubblico senza essere troppo critici, troppo complicati. Mi ricordo una cosa molto carina, l'editore mi scrive e mi fa: Diandra, senti, io sto controllando il tuo libro, sto facendo l'editing, ma cosa sono le camole? Io faccio, no, ma praticamente intendevo, era una metafora, intendevo dire le larve, perché questi prigionieri erano un po', si sentivano un po' come delle larve. E lui mi fa: vabbè, ma mettiamo prigionieri, no? Cioè non c'è bisogno di andare a trovare questi termini così, perché il libro deve essere diletto. Ho capito, più facilmente accessibile. Sì, esatto, uno stile più sciolto. Però comunque mettere la curiosità nei lettori, dire: ma un termine non conosco, fammi andare a vedere. Può essere anche interessante, comunque è cultura, sì. È allargare la nostra cultura, magari non essere costretti come al solito 100-200 parole, usiamo tutti i giorni, sì, è sì. Meglio, no? Vero. Bene, dai, non ti voglio trattenere qui oltre. Allora, ricordo ai nostri ascoltatori, Diandra Eletta Mosco Giuri, sì. Detto bene? Diandra Eletta Mosco Giuri. Ecco, sbaglio gli accenti, io sono specializzato nel sbagliare gli accenti, sono cintura nera. Artemis Cabaret, l'editore però dillo te perché... Senso Inverso Edizioni. D'accordo, ragazzi, lo trovate nelle Mondadori, abbiamo detto, lo trovate su IBS, se andate su Facebook dategli il like, potete comunque chiedere come avete questo libro. Un libro molto interessante e siamo stati molto contenti di averti qui con noi. Grazie.